per incominciare. Beh, anzitutto grazie di essere qui, sia voi presenti che i numerosissimi iscritti che quest'anno abbiamo raccolto anche per seguirci online. Inizio proprio scusandoci rispetto a quanto avevamo annunciato per l'impossibilità di realizzare una diretta streaming degli incontri. Gli incontri però verranno registrati e quindi verranno resi come dire, disponibili a tutti gli iscritti a partire insomma, i giorni successivi alle varie conferenze. Siamo qua per la seconda edizione, una seconda edizione che si allarga, nel senso che come vedete anche dalle mie spalle, quest'anno un'iniziativa che era nata da alcuni insegnanti delle scuole superiori più AIG Lombardia, che è la sezione lombarda dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. L'Associazione Insegnanti di Geografia si occupa da tempo, in particolar modo, di ricerca e divulgazione in merito alla didattica della materia. È un contenitore di scambio tra mondo dell'università e mondo delle scuole. Questo contenitore che fa incontrare insegnanti dell'università e insegnanti delle scuole, questo è fondamentale per un travaso di conoscenze, di competenze. Oltre ad AIG, di cui poi vi parlerò nel corso di tutto il percorso, perché ci sono degli eventi in arrivo e quindi vorremmo anche in qualche modo esortarvi a partecipare anche ai prossimi eventi. E appunto questo corso AIG ha pensato di organizzarlo sempre con una logica di public geography, quindi di geografia che torna in piazza, che si apre al pubblico. Per questo motivo è gratuito, però l'esortazione è un po' quella a iscriversi e partecipare alla vita dell'associazione, perché di questo appunto l'associazione si nutre e vive. Oltre ad AIG, quest'anno ci sono altri attori, per esempio il CESPI, che è il Centro per lo Studio dei Problemi Internazionali, con sede a Sesto San Giovanni, di cui il professor Dino Gavinelli è presidente in questo momento. È un attore nuovo, un attore che appunto per la prima volta partecipa a Connessioni, è un centro che si occupa di studi di relazioni internazionali e problemi di geopolitica. Il Festival delle Geografie di Villa Santa, come dire, un altro degli spazi in cui portiamo avanti questo discorso della geografia come geografia da riportare in strada e da riportare in mezzo alle persone, quindi una divulgazione ampia, avviene normalmente nella sede di Villa Camperio a Villa Santa nel mese di settembre di ogni anno, circa la metà di settembre, o terzo weekend di settembre. La Casa dei Popoli, che è l'associazione che organizza il festival, ci dà una mano sia in termini progettuali che in termini tecnici. Oggi, se potete seguire questa registrazione, lo potete fare grazie anche alla collaborazione dell'associazione. E questo per dire appunto che aumentano gli attori che partecipano alla creazione di questo percorso. L'altra questione, abbiamo cambiato sede, siamo alla Biblioteca Civica di Vimercate, approfittiamo per ringraziare l'amministrazione comunale e la biblioteca di questo spazio. Anche questo è un segno di allargamento, di ampliamento. Appunto, nell'idea di scendere il più possibile in mezzo alla cittadinanza, ci sembrava bello lasciare la prima sede, che era appunto all'interno degli istituti scolastici, per venire a farlo in un luogo di importanza civica, dove appunto c'è una frequentazione molto più ampia di quella del solo mondo della scuola. È per questo che da questa seconda edizione, appunto in accordo con l'amministrazione comunale, abbiamo deciso di dare la possibilità anche ai liberi cittadini, che non sono né docenti né studenti, di partecipare alla manifestazione. Il corso di quest'anno, parliamo del corso di quest'anno. Il corso di quest'anno prende le mosse da quello dello scorso. Lo scorso anno, soprattutto appunto un paio di colleghi, Cinzia La Barbera che è qui con noi e Federica Ferretti che in questo quest'oggi non c'è, avevamo avuto questa idea di proporre un corso di approfondimento per docenti e studenti su temi di relazioni internazionali, geografia politica, politica estera. Per quale motivo? In conseguenza dell'invasione ucraina, cioè dell'invasione russa in Ucraina. Quel periodo, insomma, avevamo registrato a scuola, penso di non usare un termine eccessivo, un vero e proprio spavento, l'abbiamo riscontrato nei nostri studenti, e penso anche un certo disorientamento da parte dei docenti, nel senso che ritornare ad avere un conflitto così, passatemi il termine, vicino alle porte di casa aveva generato comunque appunto un'ondata emotiva anche molto forte. Davanti a quella cosa ci siamo detti che forse era il momento di
di provare a discutere insieme di questi temi e provare a darci qualche strumento in più per proporre anche un'analisi appunto all'interno delle scuole di queste tematiche. Da lì nasceva un po' l'idea di realizzare la prima edizione. Questa seconda edizione, come dire, il trend a partire dall'anno scorso non è molto cambiato, anzi direi che è un trend costante e progressivo. Per presentare il corso di quest'anno abbiamo preso a prestito una metafora che ormai ha qualche anno, di Papa Bergoglio, quella del conflitto mondiale a pezzetti. È una metafora che purtroppo aveva una certa preveggenza, nel senso che le cose si stanno incardinando proprio purtroppo in quel senso, e dall'anno scorso, quando è terminato appunto quando abbiamo terminato la prima edizione, oggi le cose sono andate via via peggiorando, si sono riattivati dei conflitti, penso appunto a quello tra Armenia e Azerbaigian che si è concluso, più recentemente a partire dai fatti del 7 ottobre si è riacutizzato il conflitto israelo-palestinese con tutta una serie di ricadute a cascata nella regione medio orientale. Nostro malgrado, quindi, davanti all'ipotesi di riformulare nuovamente una seconda edizione, abbiamo creduto opportuno continuare su quella strada, quindi dell'analisi delle aree di crisi, delle aree di rischio. E appunto, come avete visto dal programma, partiamo oggi con una lezione che in verità vuole essere introduttiva di largo spettro, dopo ne parlo un momento, e andiamo avanti. Poi dalla prossima volta avremo Simone Dossi, parleremo dei mari davanti alla Cina. Non è solo Taiwan la questione, ci sono altre questioni piuttosto interessanti da sviluppare, quindi nell'estremo oriente. Poi andremo nel Mediterraneo, la dimensione mediterranea, parleremo proprio del conflitto israelo-palestinese, per trovarci Cristian Elia che da poco è tornato da Tel Aviv, quindi ci porterà insomma una testimonianza fresca anche dell'andamento delle cose sul campo, e poi avremo appunto una parentesi anche sul Caucaso. Ancora una volta con l'idea di provare appunto a mettere in ordine questi vari pezzi, capire se ci sono dei collegamenti, quanto siano opportuni fare collegamenti tra le diverse situazioni. Venendo oggi, appunto oggi abbiamo il piacere di avere ancora ospite, anche l'anno scorso aveva aperto la prima edizione di connessioni il professor Dino Gavinelli, a cui abbiamo affidato un po' il compito appunto di disegnare le nuove geografie internazionali. Lo scorso anno è stato molto movimentato anche da questo punto di vista. I giornalisti ogni tanto parlano di sud globale che si sta riprendendo i suoi spazi a livello internazionale. Noi crediamo sia meglio parlare appunto di paesi emergenti, come titola appunto l'incontro di oggi. Vi cito tre fatti che secondo me fanno capire quanto è importante il tema rispetto a solo quello che è successo nell'ultimo anno. Il primo fatto, abbiamo avuto l'ennesima riprova, scusatemi il gergo, che le Nazioni Unite non toccano più palla. Questo strumento nato nel Novecento oggi insomma, è scarsamente incisivo, lo abbiamo visto ormai in più situazioni. Ed è una prima cosa. Invece diventano sempre più influenti degli spazi informali di organizzazione come per esempio il G20 o i BRICS, che lo scorso anno entrambi questi consessi un pochino più informali si stanno allargando. Alcuni paesi sono già entrati a rimpolpare le fila di questi due momenti di aggregazione, altri sono in sala d'attesa, e quindi ecco, vediamo che sorgono nuove appunto dinamiche, nuove geometrie che vanno un attimino comprese, ed è il compito che oggi appunto abbiamo chiesto di sviluppare al professor Gavinelli. Il professor Gavinelli, appunto, per molti che hanno seguito il corso l'anno scorso sanno già di chi parliamo, però mi piace spendere due parole: presidente attualmente appunto del CESPI, professore ordinario di geografia alla Statale di Milano, dove tiene svariati corsi che adesso non sto a elencare. Una formazione e un'attività di insegnamento a cavallo tra l'Italia e la Francia, a contatto con, penso, i migliori geografi anche della realtà francese. E niente, quindi ecco, questo è in sintesi la mia presentazione. Adesso ascoltiamo il professor Gavinelli. Grazie a tutti. Grazie a te Alfio, grazie. Bene, allora non aggiungerei molto perché la presentazione, come dire, è ampiamente esaustiva, il tempo è tiranno come al solito, e allora iniziamo a parlare un po' dei paesi emergenti, delle loro contraddizioni, ecco, esatto. Paesi emergenti ovviamente affonda le sue radici in un periodo storico in cui ancora non si parlava di paesi emergenti, siamo appunto, come è stato accennato, alla fine del secondo conflitto mondiale, sapete, nasce quello che è un po' l'ordine
in qualche modo mondiale che si è evoluto dopo la sconfitta appunto delle tre grandi potenze dell'asse appunto, e quindi disegnare un nuovo modo di vedere il mondo, un modo che, come dire, in qualche modo doveva allontanarci dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, con tutta una serie, diciamo, di strutture nuove che vedete lì elencate, che tutti voi conoscete, che sono appunto il Fondo Monetario, l'Organizzazione Internazionale per il Commercio e la Banca Mondiale. Ovviamente è un ordine, diciamo, economico, politico, sociale che si deve disegnare. Ha funzionato, diciamo, abbastanza bene, soprattutto nell'immaginario collettivo delle persone e soprattutto nei primi decenni in cui questo ha funzionato. E come già accennava anche Alfio prima, a distanza di circa una settantina d'anni, ovviamente le perplessità, le critiche o anche, diciamo, i momenti in qualche modo un po' bui di queste organizzazioni si sono palesati più volte in più occasioni. Perfetto. La cosa più importante è proprio questa, che nel 1945 non si è considerata, ma neanche 10 anni dopo, e cioè che quando si è deciso di come dire, avviare questa pratica, quello che allora veniva chiamato il sud del mondo, e cioè tutto quello che non erano i paesi che allora si dicevano nord del mondo, non è stato minimamente coinvolto in questo processo decisionale e di creazione dei nuovi organismi internazionali. Questo è un punto di vista importante oggi nel 2024 che dobbiamo tenere a mente, perché molti pensano che questi paesi dovrebbero accettare degli organismi che non sono stati creati da altri sostanzialmente. È un punto di vista nuovo che però ci porta già ovviamente a vedere una specie di, come dire, di punti di vista eterogenei. I paesi occidentali che hanno creato queste strutture nel 1945, che erano sostanzialmente gli Stati Uniti, la Gran Bretagna con il suo impero di Commonwealth e di tutti i paesi che ruotavano intorno ad essi, e la Francia che ancora era padrona di ampie parti del territorio del mondo, avendo il secondo più grande impero coloniale del pianeta, ecco, hanno deciso sostanzialmente loro un ordine mondiale che oggi, in una presenza di circa 200 stati più o meno, un po' meno di 200, è logico che possa venire essere messa in discussione in qualche modo. Ecco, quindi questo è un po' il primo punto che dobbiamo vedere. Infatti vedete, siamo ancora lontani, siamo nel 44-45, relativamente ovviamente dall'indipendenza di Gandhi del 47 dell'India, del continente, meglio, perché poi dall'India nasceranno anche altri stati, poi dalla vecchia India britannica, come il Bangladesh di oggi, il Pakistan allora orientale si chiamava il Pakistan occidentale, eccetera. La Cina, intesa come soggetto politico, è nel 49 soltanto che uscirà dalla guerra civile e diventa appunto la Repubblica Popolare Cinese come la conosciamo noi. In qualche modo tutta l'Africa francofona e anglofona negli anni 60 sostanzialmente diventa un attore politico, e gli ultimi imperi, quelli più, diciamo, rigidi, quelli imbalsamati dalle due dittature più lunghe fasciste nella penisola iberica, quella del Portogallo e quello della Spagna, soltanto nel 1975. Quindi, se vogliamo, appunto, vedete, stiamo parlando di un'epoca storica che non è poi ancora così tanto lontano dalla nostra. Da questo ordine comunque, dove sicuramente gli Stati Uniti avevano un ruolo di leader, perché in qualche modo hanno partecipato con delle guerre verso l'esterno, a parte l'episodio appunto del dicembre del 41 di Pearl Harbor, gli Stati Uniti hanno combattuto soprattutto a casa degli altri, mentre gli altri hanno dovuto combattere in casa propria. Pensiamo per esempio all'Unione Sovietica, che è quella che ha pagato più di tutti in termini di morti, ma poi la Francia, eccetera, e anche la stessa Gran Bretagna.
Ecco, diciamo che da questo mondo nasce appunto questa visione del mondo bipolare, della cosiddetta guerra fredda, la terza guerra mondiale non combattuta, sostanzialmente dopo le due calde, la prima e la seconda guerra mondiale, dove anche lì i paesi del cosiddetto sud del mondo, tra virgolette, che ancora non esistono, perché nasceranno, come abbiamo detto appunto, in anni più recenti, hanno dato il loro contributo fondamentale affinché vincessero i cosiddetti alleati. La seconda guerra mondiale è stata vinta perché sono morti franco-canadesi, africani, americani di colore che conoscevano la segregazione negli Stati Uniti. È stato grazie al sacrificio di questi e di tanti altri silenziosi che hanno vinto gli alleati, più che non, diciamo, i combattenti tra virgolette occidentali come li immaginiamo noi, per intenderci. Ecco, bene, nasce questo mondo bipolare, questa guerra fredda, l'Europa, sapete bene, faccio rapidamente ma per far capire appunto un po' la situazione, l'Europa ha catalizzato gli sguardi e quindi diciamo che fino agli anni 90 l'interesse verso le dimensioni altre che non fossero quelle del mondo bipolare erano poco presenti, quindi non ci si è occupati molto di cosa succedeva nell'America Latina, in Africa, in Asia, negli arcipelaghi del Pacifico del Sud, perché la competizione, come sapete, era molto forte, soprattutto in Europa, con la cortina di ferro, con il muro di Berlino, e due mondi che anche dal punto di vista della comunicazione venivano presentati tra loro molto diversi in qualche modo. Ecco. Le guerre, quando ci sono state nei paesi del sud del mondo, erano delle guerre regionali, guerre quindi combattute perché i due blocchi non si potevano in qualche modo confrontare tra di loro. Quindi tante guerre degli anni 50, degli anni 60 e degli anni 70 combattute in questi paesi che noi oggi chiamiamo generalmente paesi emergenti. Pensiamo alla guerra delle due Coree, per esempio, come episodio importante, pensiamo alle guerre del Corno d'Africa tra la Somalia, l'Etiopia, eccetera, degli anni 70, sono alcuni, pensiamo all'Afghanistan che ha conosciuto un po' tutte le stagioni, con i sovietici, eccetera, eccetera, in qualche modo. Bene, ecco. Allora, un ventennio quindi interessante, che poi nel 1990-91 con tantissima enfasi ha parlato dei crolli del muro, una interpretazione totalmente riduttiva, approssimata, perché è caduto il muro di Berlino, non è per niente caduto il muro del 38° parallelo che continua ad essere una delle linee più pericolose del pianeta anche oggi, quindi un'enfasi perché anche qui il punto di vista continua a essere quello occidentale di vedere le cose in Europa e nei dintorni in qualche modo, in particolare. Quindi ovviamente non sono caduti i muri, però si apre, come sapete voi, un periodo nel quale, come dire, il bipolarismo tra due stati, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, apre tutto un margine di rinnovamento commerciale, di rinnovamento degli scambi, di aperture, di conversioni in qualche modo, dove l'economia pianificata in qualche modo viene progressivamente soppiantata, ed è un po' un periodo nel quale il commercio e gli scambi aprono quasi a questa utopia di un mondo più vicino. Qualcuno parlava in quegli anni, negli anni 90, della geografia che era morta perché in qualche modo ormai tutto era un paese solo, tutto era unito, eccetera, eccetera. Immaginiamo queste belle immagini del mondo con i bambini intorno che si danno la mano, che ci piace tanto in qualche modo. Questo è un po' il ventennio nel quale noi abbiamo immaginato appunto quella che abbiamo imparato a conoscere come la globalizzazione in qualche modo economica, no? Scambi, viaggiare, questa idea della mobilità, eccetera, del turismo che ci permetteva di viaggiare sempre più lontano, con mezzi sempre più veloci e con sempre meno difficoltà dal punto di vista burocratico, no? Quindi sempre meno l'uso del passaporto o del visto come strumenti che limitano il turismo e sempre di più l'uso invece, per esempio, della carta d'identità o addirittura, dopo lo spazio di Schengen, anche semplicemente nessun documento. Quindi c'è questa idea di libertà abbastanza importante, sappiamo benissimo la riunificazione tedesca, questo passaggio di progetto anche da una
comunità che era nata solo per il carbone e l'acciaio, a cui abbiamo aggiunto l'unione dell'Euratom, dell'uso pacifico dell'energia atomica, che poi diventa in maniera ambiziosa l'Unione Europea, cioè un'unione che insegna a tutto il resto del pianeta che non basta soltanto fare delle aree di libero scambio dove facilitare i commerci, ma abbiamo l'ambizione di diventare gli Stati Uniti d'Europa, i grandi padri della patria, eccetera, eccetera, al quale oggi per esempio la Commissione Europea, il Parlamento e anche il Consiglio dei Ministri sembrano a volte molto molto lontani, perché questo afflato ideologico e spirituale oggi si è scontrato contro degli interessi, delle lobby, contro il denaro, contro la mancanza di fondi o contro l'intervento delle cosiddette elite economiche e politiche, che a volte non fanno fare troppo gli interessi dei gruppi ma fanno fare soprattutto quello dei singoli. Sono abbastanza realista, non vado troppo né da una parte né dall'altra, ma è sicuramente sotto gli occhi di tutti che l'entusiasmo iniziale con cui nel 79 nasceva il Parlamento Europeo oggi non c'è. Tanto è vero che per esempio mi ricordo un sondaggio di quegli anni quando gli italiani erano europeisti a più del 90% e oggi siamo sotto il 50%, quindi sostanzialmente nel giro di poco più, non sono ancora 50 anni, le cose sono cambiate molto. Ecco, il cambiamento dentro nell'Europa ci fa capire anche come ovviamente il cambiamento fuori sia stato ancora maggiore, perché nel frattempo quello che succedeva fuori è che si disegnavano ovviamente dei nuovi scenari apparentemente più inclusivi. È stato accennato, nasceva non soltanto il G7, quello che viene chiamato in maniera erronea i 7 paesi più industrializzati dell'Occidente, paesi che in realtà hanno le loro economie che oggi sono occupate soprattutto dal settore del terziario, del quaternario, del quinario, e l'industria occupa, quando va bene, nella migliore delle ipotesi, il 20-25% della popolazione attiva, per cui sono non paesi industrializzati ma paesi post-industrializzati, o se vogliamo usare l'inglese al massimo sono paesi high-tech, dove l'industria è un'industria di tipo tecnologico, eccetera, va bene. Comunque abbiamo visto questa cosa, abbiamo avuto l'utopia del G8, il G8 cioè dell'inclusione della Russia, quindi i 7 paesi, diciamo, chiamiamoli post-industriali più appunto la Russia, e poi quest'idea del G20 per dare un'idea appunto di una governance mondiale più inclusiva in qualche modo. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo immaginato. Però poi negli ultimi anni, in maniera molto tumultuosa, tutto uno scenario è cambiato che riguarda anche i paesi emergenti, perché l'utopia è finita abbastanza in fretta. Abbiamo visto un signore che è stato eletto presidente degli Stati Uniti che, come diceva un vecchio film di fantascienza del passato, a volte ritornano, non sappiamo se a novembre ritornerà, ma vi ricordo che è stato uno dei primi, diciamo, in qualche modo a rompere l'utopia con questo slogan American First, che nei 4 anni presidenza sua, e se mi permettete appunto il mio ruolo insolito di professore d'inglese, io invece chiamerei America Only e non First, che è un po' diverso, perché appunto è quello che appare evidente ed è apparso evidente, che quindi ha incominciato a far scoprire degli Stati Uniti un po' diversi da quelli che avevano promosso appunto il nuovo ordine mondiale, degli Stati Uniti un po' più attenti a ricordare quello che è il cosiddetto Washington Consensus, e cioè un allineamento con gli Stati Uniti che, se non viene fatto, costa parecchio in termini di sanzioni, di guerre o di, diciamo, difficoltà di vario tipo. Quindi è cambiata un po' questa situazione. Abbiamo visto appunto miliardi di persone chiuse in casa con il Covid, in qualche modo, durante il quale si sono sperimentate non soltanto delle tecniche sanitarie di contenimento della popolazione, ma anche tecniche geopolitiche, geostrategiche, appunto, bene attente, che incominciamo solo adesso a capire, ovviamente. Abbiamo avuto il ritorno dello Stato, uno Stato che durante gli anni 90 è stato quasi sempre messo in un angolino, perché anche da noi lo slogan con cui vincevano i partiti le elezioni era quello di ridurre lo Stato, di ridurre la presenza dello Stato in termini appunto di globalizzazione, di neoliberalismo, e oggi invece lo Stato torna a farsi sentire, perché è uno Stato che controlla i confini,
è uno Stato che incomincia quindi a interagire con questo sud del mondo, con i paesi emergenti, perché incomincia a bloccare tutta una serie di flussi migratori che negli anni 90 erano molto più liberi ed erano molto più, diciamo, non regolamentati in qualche modo. Abbiamo visto appunto questo irrigidimento dei confini, abbiamo visto per esempio delle forme traumatiche come quelle appunto della scelta delle isole britanniche, che però in realtà vuol dire, tradotto in maniera più semplice, delle campagne più profonde dei territori non urbani maggioritari della Gran Bretagna, che si sono imposti su Londra, città del mondo, sugli altri territori del Regno Unito come la Scozia, l'Irlanda del Nord, Gibilterra, eccetera, e dato la loro maggioranza all'interno del Regno Unito, si sono imposti e hanno avviato questa Brexit, con i risultati che sappiamo al momento non sono così positivi come si immaginavano le persone che, non avendo competenze, non sapendo bene cosa votare, hanno votato un po' così, insomma. Perché questo è un altro aspetto che urta un po', ma su questo non possiamo parlare oggi, però è abbastanza importante anche nei paesi emergenti del sud del mondo, e che oggi la domanda anche grossa è se tutti i cittadini sono in grado di valutare o di dare un voto o un'espressione su dei temi o su degli ambiti molto complessi come per esempio la geopolitica o la geografia politica, di cui la maggior parte delle persone non hanno competenza alcuna. Quindi questa è una questione che vi lancio qui, sulla quale appunto parleranno anche molto gli altri in qualche modo. E poi abbiamo visto il ritorno delle élite militari, quelli che comandano, perché vi ricordo che dietro anche i rapporti tra paesi ricchi, paesi poveri, tutta una retorica della cooperazione, non dobbiamo dimenticare che l'industria più importante del mondo, anche qui sono abbastanza cinico, è quella delle armi, è quella della guerra, con tutto l'indotto in termini di costruzioni di armi, ma anche di apparato tecnologico, di cybersicurezza, eccetera, eccetera. Quindi stiamo andando a parlare, come dire, di un argomento molto sensibile, perché è il business ovviamente più importante del pianeta Terra in qualche modo. Ecco, quindi le élite militari oggi tornano a contare, perché nelle crisi, nei rapporti tra i vari stati, si infilano per cercare di ottenere guadagni, vantaggi, commesse, eccetera, eccetera. Ci sono questioni molto complesse anche all'interno dello stesso schema. Ricordo a chi per esempio è stato sensibile che certi accordi che aveva firmato l'Australia con la Francia per i sommergibili sono stati stracciati in cambio poi di altri accordi fatti invece con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti, e questo ha creato anche all'interno di un gruppo che viene considerato omogeneo, che non è omogeneo e che noi chiamiamo Occidente, delle tensioni. Figuratevi se queste tensioni avvengono all'interno di una ventina di stati che noi chiamiamo Occidente, come non possono essere le tensioni negli altri 100+ stati che noi chiamiamo terzo mondo, quarto mondo, sud del mondo globale, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo tutta una serie di questioni di questo tipo, e proprio negli ultimi anni la competizione tecnologica, finanziaria e geopolitica tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese è diventata ancora più evidente in qualche modo. Quindi questa idea di sviluppo, di cooperazione, di economia liberale si vede oggi esattamente il contrario, si ritorna a delle vecchie idee che noi abbiamo già visto economiche del protezionismo antiche da 800, dove per esempio uno Stato come gli Stati Uniti non vorrebbe che la Cina ottenesse la tecnologia dei 5G e rimanesse a quella dei 4, quindi un paese sostanzialmente che impedisce a un altro di svilupparsi. Se io lo leggo da questo punto di vista, non degli Stati Uniti che impediscono alla Cina di svilupparsi, ma lo leggo dall'altra parte, e cioè dei paesi in via di sviluppo che vengono impediti di acquisire la tecnologia che i paesi occidentali abbiamo, abbiamo già un elemento di contestazione molto forte da parte dei paesi emergenti. Quindi siamo su un terreno molto scivoloso, è quello sul quale noi adesso andiamo a parlare. Non potremo affrontare tutte queste tematiche che già di per sé prenderebbero delle ore intere, vedete, perché sono tutti argomenti a me molto importanti. Abbiamo visto la questione palestinese, anche questa è abbastanza importante, perché in fondo di nuovo qui abbiamo Israele, prototipo di un Occidente di un certo tipo, e i palestinesi portabandiera di un del mondo in via di sviluppo o arretrato, che invece portano avanti
altri aspetti, e quindi anche qui la questione palestinese è molto delicata e apre delle letture diverse. Abbiamo l'Afghanistan, di cui in Occidente non si parla quasi più, no? Ci siamo, e che però è stata sicuramente una delle ultime guerre che la NATO ha perso, perché la NATO può anche perdere le guerre, no? Anche se detto così in maniera brutale, me ne rendo conto, non piace tanto, e nel mainstream e nella comunicazione non se ne parla più, però è un dato di fatto. Se noi oggi andiamo in Afghanistan non troviamo la NATO, questo è un dato oggettivo, a meno che qualcuno mi dica il contrario, insomma. Quindi vedete che la situazione è molto complessa in qualche modo. Vai avanti. E la cartina al tornasole di questa cosa, ce ne sono tanti al di là di quello che vi ho detto, ma io ne prendo solo una perché cerco di essere abbastanza oggettivo. È un dato innegabile: dopo la Seconda Guerra Mondiale, al di là degli sfollati e dei profughi legati agli spostamenti di popolazione, abbiamo avuto anche noi i nostri 350.000 istriani, dalmati e da Zara e dalle colonie di quello che era una volta l'Africa orientale italiana, la Libia, abbiamo avuto i nostri rimpatri, abbiamo avuto tutti i tedeschi che hanno lasciato, sapete, i territori al di là dell'Oder Neisse, che è il fiume che è diventato poi la frontiera con la Polonia, per intenderci, al di là di queste cose che poi abbiamo sistemato nell'arco di un decennio più o meno, diciamo così, ecco, eravamo poi intorno agli anni 70 una ventina di 20 milioni circa di profughi, quindi negli anni 70, succedeva 50 anni fa. Bene, in 50 anni da 20 milioni di profughi, qui ci sono dei dati, siamo arrivati a più di 100 milioni, cioè 5 volte di più. Allora, se aumentano di 5 volte i profughi, gli sfollati, quelli che scappano, non i migranti, gli sfollati, cioè quelli che non hanno nessuna intenzione di spostarsi, ma che devono scappare per arrivare al di là di una frontiera per essere in salvo, perché se restano dentro i confini dello Stato, dove è scoppiata una qualsiasi rivoluzione, ribellione, eccetera, perdono la vita o rischiano grosso sostanzialmente, ecco che solo questo dato di nuovo oggettivo e numerico, se eravamo 20 milioni negli anni 70 e oggi 100 milioni, 5 volte di più, è abbastanza facile, senza fare dei grandi discorsi accademici, dire che qualcosa non va tanto sostanzialmente, se i profughi e quelli che scappano, che vivono nelle tende, sono diventati più di 5 volte quelli che erano 50 anni fa. È un ritmo abbastanza vertiginoso, con delle cifre, vedete, abbastanza violente, con delle immagini anche che vedete lì nelle slide, che conosciamo tutti anche dal punto di vista geografico. Questo implica percorsi a piedi avventurosi, vita nelle tende, nelle baraccopoli, tutto quello che noi geografi immaginiamo come fluido, non stabile, improvvisato in qualche modo, va bene, con dei dati un po' di questo tipo. E vedete che le aree con più rifugiati politici, che quindi sono le aree più in crisi, le aree dove ci sono le guerre, le aree, le regioni che generano più persone che scappano, che sono minacciate, che rischiano, vedete, sono sostanzialmente Siria, Iraq, Congo, eccetera, avete lì la lista, siamo pienamente nei cosiddetti paesi del sud del mondo o nei paesi emergenti. Quindi posso anche osare affermare magari che il costo più grande, quindi delle guerre, delle crisi, delle pandemie, della mancata, diciamo, crescita di determinate aree del mondo, a pagarla è soprattutto appunto l'area più fragile del pianeta, che vedete è soprattutto quella dell'Asia, dell'Africa sostanzialmente, e vedete anche qui l'aumento a dismisura, ma nel giro di pochissimi anni, vedete, vi ho fatto anche un flash, guardatelo pure, di quello che sta succedendo nel mondo, e vedete chiaramente tra rifugiati, richiedenti asilo, sfollati, venezuelani dispersi all'estero negli ultimi anni, eccetera eccetera, che abbiamo veramente, come dire, delle cifre record, e vedete che quelli che sono tornati sostanzialmente nel proprio paese di origine sono molto pochi, a riprova di che cosa? Che la crisi è forte, è strutturale, è molto presente soprattutto in quelle parti del mondo, appunto l'Africa e certe parti dell'Asia, che sono veramente, diciamo, ormai da come dire, molti decenni esposti a questi fattori che sono disgregativi in qualche modo. Vai, perfetto.
Ecco qua. Allora, scusate questa vasta introduzione, ma era un po' per presentare anche i vari attori protagonisti. Abbiamo parlato di un Occidente, delle elite militari, abbiamo parlato degli interessi economici, abbiamo parlato di chi paga di più, sono tanti gli attori, ce ne sono anche tanti altri, ma qui non possiamo trattarli tutti, serve soltanto, diciamo, questa presentazione rapida e sintetica che vi ho fatto per introdurre i paesi emergenti, che sono una categoria molto ampia di paesi, una categoria, se noi togliamo appunto i paesi in blu che vedete lì nella prima immagine in alto, che sono sostanzialmente l'America del Nord, l'Europa chiamiamola e l'Australia, Nuova Zelanda, in qualche modo, ecco, diciamo che a grandi linee tutto il resto rientra in questa categoria dei paesi e ci sono tante definizioni, come si diceva prima. Non è che ce ne sia una migliore delle altre, a volte queste definizioni, come dire, mettono l'attenzione su determinati aspetti rispetto ad altri. Quando per esempio io ero giovane e vivevo in un mondo dove si parlava di primo mondo, i paesi occidentali, secondo mondo, i paesi comunisti, socialisti, legati all'Unione Sovietica, e tutto quello che non era primo mondo e secondo mondo si chiamava terzo mondo. Questa era una prima definizione, quindi che era una definizione geografica. Se alla definizione geografica aggiungevo il fatto che non stavano a scegliere tra l'Occidente e l'Unione Sovietica, aggiungevo invece la categoria non allineato. E abbiamo avuto dei grandi esempi, la Jugoslavia del maresciallo Tito, Cuba con Fidel Castro appena salito al potere, erano un po', diciamo, i portabandieri di questo movimento dei paesi non allineati, appena nati dalla decolonizzazione anni 60, anni 70. Ecco, questa è una prima definizione di terzo o quarto mondo. Quando ho studiato, come ha ricordato prima Alfio, in Francia, e mi sono avvicinato a una geografia, in Francia sono arrivato con dei geografi che ovviamente per il loro trascorso anche legato alle terre d'oltremare e alla grande storia francese del colonialismo, invece la sensibilità era molto più avanzata negli anni 80 rispetto all'Italia sullo studio dei paesi, diciamo, al di là del mare, e allora ho scoperto che alcuni geografi, il più bravo di tutti si chiamava Pierre Georges, ha introdotto addirittura una definizione molto provocatoria che ha scatenato mesi e mesi di feroce contestazioni, perché ha introdotto la categoria anche di quarto mondo, e cioè cosa voleva dire? Una definizione dove lui parlava di paesi in via di sottosviluppo, mentre gli altri parlavano di paesi in via di sviluppo, che ci davano quest'idea di paesi, siamo nell'utopia, ricordatevi, quindi paesi che riducono il gap tra i ricchi e loro, quindi paesi in via di sviluppo, in italiano vuol dire in via di sviluppo, che stanno crescendo. E lui dice, bene, era molto lungimirante, era un bravissimo geografo, infatti ha detto, attenzione che alcuni riducono il gap e la differenza, altri che non hanno niente da offrire al mercato neoliberale del capitalismo e del commercio, restano al palo e non si sviluppano. Se non hai petrolio, se non hai industrie, se non hai tecnologie, se non hai materie prime, se non hai foreste da far tagliare, resti povero. E essere povero o anche solo fermo come livello di sviluppo in un mondo che cresce, tutto attento al prodotto interno lordo, vuol dire essere sottosviluppati. Era molto forte questo geografo, ma per certi versi aveva introdotto bene questa idea del quarto mondo, appunto perché quella dei paesi in via di sviluppo non andava più bene, eccetera. Ecco, poi negli ultimi anni abbiamo aggiunto nuove categorie, come si è detto prima, alcuni parlano dei paesi del sud del mondo, una categoria anche questa un po' superata, insomma molto antica, rispetto a un nord, ed è un concetto anche un po' difficile questo da far capire, perché
non è un nord e un sud geografico ma economico, perché per esempio l'Australia e la Nuova Zelanda non sono sicuramente nel nord geografico del mondo, essendo appunto nell'emisfero australe, per intenderci, meridionale. Comunque è una categoria di questo tipo. Oggi molti parlano anche di sud globale, perché mettono insieme la dimensione vasta del sud, che è quella colorata sostanzialmente in verde, che vedete lì sempre nella prima carta, a questa idea di un sud molto ampio, molto vasto, che commercia, che scambia, nell'idea della liberalizzazione e della globalizzazione in qualche modo. Ecco. Bene. In realtà oggi le cose sono molto più complesse, quindi vedete, abbiamo anche all'interno di questa categoria in verde che vediamo nella prima immagine, una serie di categorie di paesi che nella seconda immagine sono colorati in viola, che sono appunto paesi che in realtà non sono emergenti, che non si sviluppano tanto, sono paesi che continuano a essere poveri o molto poveri, quindi a riprova che questo sud del mondo globale in realtà dentro ha tante categorie, ha tanti paesi tra loro diversificati, non sono tutti uguali, alcuni ce la fanno, e in verde lì ne abbiamo due, sono colorati. Uno è quello lì sotto, che è il Botswana, e l'altro è un puntino che vediamo lassù vicino al Nepal, al Bangladesh, che è il Bhutan, che sono due paesi che stanno uscendo da questa categoria di paesi poverissimi o poveri e stanno entrando in quella dei paesi in via di sviluppo, cioè stanno riducendo le differenze sociali, economiche con i paesi più avanzati. Però sostanzialmente è un quadro abbastanza stabile. E poi nel tempo abbiamo aggiunto nel 2001 la parola BRIC, quindi a insegnare appunto che dentro in questi paesi ce ne sono alcuni che crescono di più, che sono più importanti, che sono appunto il Brasile, la Russia, che quindi è passata di colpo dall'epoca bipolare in cui era il secondo mondo dentro nella categoria dei paesi emergenti, per intenderci, ci siamo, quindi Brasile, Russia, India e Cina, BRIC. E poi nel 2011, 10 anni dopo, abbiamo aggiunto anche la S, perché ci abbiamo messo anche il Sudafrica in qualche modo, perché in quei BRIC mancava l'Africa, ci siamo, ecco, e quindi abbiamo aggiunto questa cosa. Però, come dire, gli economisti, i geografi inventano tante parole. Dentro, subito dopo i BRICS, abbiamo per esempio i CIVET, che è un'altra parola che in Italia non ha avuto molta fortuna, e sono stati presi, diciamo, in ogni continente quelli che stanno dietro ai BRICS, i secondi per ogni continente. Ed ecco quindi che se in Africa nei BRICS ho il Sudafrica, ecco che devo mettere l'Egitto. Ecco che se per esempio nell'America del Sud o il Brasile, ecco che metto la Colombia, avete capito? Per far vedere appunto questa idea un po' a scalini, no? Di un sud e di paesi emergenti con diversi gradi di sviluppo in qualche modo. Ma sono sicuro che arriveranno nei prossimi decenni, perché questo è il bello della geografia, delle nuove definizioni, dei nuovi acronimi, e aspettiamo appunto i nuovi che inventeranno qualche cosa da questo punto di vista. Come diceva però Alfio, alcuni di questi paesi poi sono destinati a entrare o a pesare di più nella storia, vedremo anche del futuro, perché si è parlato dei BRICS che si potrebbero allargare in qualche modo, e BRICS che incominciano a far sentire la loro importanza rispetto ad organizzazioni come quella antica che abbiamo visto, tra virgolette, che ha circa 70 anni, che è l'ONU con le sue agenzie specializzate, no? Di cui alcune lavorano bene e altre invece un po' meno bene. Bene, ecco, allora, al di là di questo che ha fatto scatenare immediatamente la paura degli scenari di geopolitica, immaginando dei paesi emergenti che oggi diventeranno i futuri padroni del mondo, io non sposo bene questa causa, perché il percorso da fare è ancora tanto e lungo, e perché soprattutto da geografo mi accorgo che sto parlando di qualcosa come più o meno, un 150 stati, e figuratevi le diversità che questi stati hanno tra di loro, ci siamo. Quindi già sono molto diversi gli stati dei paesi avanzati, perché tra la Svizzera e la Grecia e tra l'Italia e la Norvegia ci sarebbero molte differenze da individuare, figuratevi all'interno di 150 paesi. Quindi queste idee, queste enfasi, queste retoriche anche
di certi messaggi che incominciano a vedere uno scontro apocalittico tra l'Occidente e i paesi emergenti, io li ridimensionerei molto, perché siamo ancora molto lontani, così come anche gli scontri militari che si immaginano tra gli Stati Uniti e la Cina non sono di qui a domani, voglio dire, perché la differenza è ancora molto molto forte, quindi andrei un po' più calmo. Ecco, è più giusto forse dire appunto che i paesi emergenti sono una categoria eterogenea di stati, di economie, di società, di culture, di progetti, potrei andare avanti ma non abbiamo tempo, di paesaggi, di contesti, di possibilità, di opportunità, di chi è più fortunato, di chi è meno fortunato, eccetera eccetera. I livelli di lettura sono tantissimi, non li possiamo fare tutti ovviamente, le differenze sono decisamente evidenti, qui vi ho messo quelle socio-economiche, politiche e geografiche, mi sono contenuto un po' rispetto ad altri aspetti, però ne abbiamo tante, perché abbiamo, vedete, dei sistemi più o meno democratici, dei sistemi autoritari, abbiamo perfino anche un paese come l'Iran, che è un paese teocratico, perché la massima, il vertice dello Stato non è un laico, non è il Presidente della Repubblica, che pure esiste, ma è l'Ayatollah Supremo, e quindi siamo tornati un po' a Innocenzo III, per chi ha i ricordi della storia medievale, e dello Stato teocratico, per intenderci, per andare lontano nel tempo. Beh, abbiamo dei sistemi demografici dinamici, pensiamo all'Asia, per esempio all'India e all'Asia meridionale, degli circa 80 milioni di individui che nascono in un anno su questo pianeta, 20 milioni sono solo lì. Quindi stiamo parlando di cifre da capogiro, eh? Tra l'altro l'India, come sapete, in questi ultimi due anni, tra il 23 e il 24, è diventato il paese più popoloso del mondo, ha superato anche la Cina. Abbiamo quindi dei sistemi anche demografici molto diversi tra di loro, anche l'Africa subsahariana cresce molto, paesi invece come il Brasile e la Cina sono stabili, e addirittura la Russia è un paese in declino demografico, per il tempo. Quindi abbiamo delle varietà, delle situazioni molto diverse da questo punto di vista, abbiamo anche dei sistemi economici molto diversi, paesi che investono molto nella ricerca, nell'innovazione, altri assolutamente no, paesi che hanno molti capitali, pensiamo alla città-stato di Singapore, che è una città ricchissima, con un reddito pro capite che è enormemente più elevato di quello dell'Italia, quindi l'Italia rispetto a Singapore è l'Italia un paese del terzo mondo, un paese sottosviluppato, quindi dobbiamo stare molto attenti a questi indicatori economici che a volte appunto tradiscono tutto un sistema molto più complesso che c'è dentro. Poi abbiamo anche un altro aspetto, che questo è molto importante, di cui si occupano i geografi e gli esperti di relazioni internazionali. I vari stati del mondo non hanno tutte le stesse possibilità, perché sono collocati in contesti geografici molto diversi. Essere uno stato nel Medio Oriente è molto più complicato che essere uno stato nelle isole del Pacifico del Sud, perché da una parte appunto nel Medio Oriente, come sappiamo, le tensioni Siria, Gaza, la Palestina sono molto spinte, nelle isole del Pacifico del Sud si è più esposti per esempio invece agli eventi naturali, agli tsunami o alle tempeste tropicali, ma non sicuramente, almeno al momento, alle guerre ci siamo, quindi dipende molto, comunque non ha delle guerre interessanti di questo tipo. Quindi abbiamo l'India per esempio, che è un attore geopolitico che cerca di diventare molto importante nell'Oceano Indiano, la Cina cerca di fare la stessa cosa appunto nell'Oceano Pacifico, e da qui la questione di Taiwan, ma non solo quella di Taiwan. Abbiamo la Russia che pur, come dire, non vuole lasciare uno spazio che tradizionalmente ha governato negli ultimi decenni, che è quello dei cosiddetti stan dell'Asia centrale, Kazakistan, Tagikistan, eccetera eccetera, quindi quelli lì. Poi chi non mi sente, soprattutto gli studenti, se mi sentono che tiro fuori dei nomi strani, sono invitati ad andare a guardare, perché qui non possiamo appunto, ho messo gli stan in generale o il Caucaso di cui si diceva, dove anche lì le tensioni tra Armenia, Turchia, Azerbaigian eccetera sono anche quelli elementi che fomentano gli spostamenti e quel numero di sfollati anche che abbiamo visto prima, per esempio, in aumento in qualche modo. E poi abbiamo tutta una serie di
questioni locali di diversa natura di cui si parla poco qui da noi, come per esempio il conflitto che è tuttora latente tra India e Pakistan, due stati quindi che hanno molti problemi dal punto di vista dello sviluppo, ma che spendono per esempio tantissimo per avere le armi atomiche, no? Per esempio, a riprova di quello che dicevo prima, che la prima industria del mondo è quella militare e funziona così. E su questa scia avevamo anche altri esempi, pensate solo alla Corea del Nord, dove i problemi alimentari sono molto forti e tuttavia il governo spende moltissimo per gli armamenti militari, tanto è vero che se vediamo da questo punto di vista la Corea del Nord è un esempio di crescita militare, come dire, fantastica, perché è un paese tra i più poveri del mondo che possiede l'arma atomica, per esempio. Ecco. Quindi i punti di vista, vedete, sono tanti. Adesso ve ne faccio vedere soltanto alcuni. Abbiamo Cina, Taiwan e tutta la competizione sul Pacifico. Abbiamo la Russia e l'Ucraina, che inizialmente l'abbiamo letta come un fattore appunto regionale. Alfio stesso prima lo diceva, ci ha spaventato molto perché era vicino a noi, ma in fondo non è tanto più lontana della striscia di Gaza l'Ucraina, se tiro una riga su una carta geografica. In fondo la guerra del Polisario nel Sahara occidentale, in disputa tra il Marocco eccetera, è anche quello abbastanza vicino, quindi è nell'immagine nostro e soprattutto nella comunicazione, nel mainstream e nell'uso di una geografia deformata dai mezzi di comunicazione che esalta alcune parti del mondo a discapito di altre, che dobbiamo vedere il fatto che noi diamo più importanza a una cosa rispetto a un'altra. Io da geografo ovviamente applico una legge imparziale, tutte le regioni del mondo sono interessanti e le devo studiare tutte. Ci siamo, quindi sono un po' più distaccato da questo punto di vista. Per esempio, nessuno parla che la guerra in Russia e in Ucraina ne nasconde anche un'altra, per esempio nei mari artici, per cercare di conquistare appunto, perfino anche la Cina adesso incomincia a mandare le navi nel mar Artico per vedere quello che succede. In Italia, che mi risulti a me, di questo per esempio non se ne parla minimamente, per esempio è lo stesso, è semplicemente il fronte nord, l'Ucraina e la Russia è il fronte sud e il grande nord è il fronte nord appunto, di cui appunto si combatte una guerra silenziosa a colpo di radar, sonar, sommergibili, basi, eccetera, eccetera. È un'altra guerra dimenticata. Stati Uniti, Canada, Groenlandia sotto il controllo della Danimarca e quindi di un paese della NATO da una parte e la Russia, paese emergente, dall'altra in qualche modo. Anche questa è una questione interessante. C'è il Brasile con la sovranità limitata sulle Americhe, perché questa è una vecchia storia, sapete, no? Da quando gli Stati Uniti hanno iniziato ad occuparsi, la guerra contro la Spagna nel 1898 per mandarli via da Cuba, Santo Domingo e quello che rimaneva dell'impero spagnolo in qualche modo. E poi la dottrina Monroe, che appunto gli europei non si devono occupare delle faccende dell'America, al Washington Consensus di oggi, quindi anche lì abbiamo un discorso molto interessante. Non ci deve quindi sorprendere, per esempio, dal punto di vista di questi paesi, che un forte anti-americanismo inteso contro gli Stati Uniti sia molto radicata in tutta l'America Latina e viene potenziato dal muro che Trump vuole costruire lungo il Messico e viene potenziato dalla discriminazione che i latinos hanno negli Stati Uniti e viene discriminato dalle minacce di Trump, che dice che se torno al potere li rimando a casa loro in qualche modo. Quindi dobbiamo vedere anche quest'altro punto di vista, ovviamente, che spinge a un certo paura di questo tipo. Pensiamo alle guerre dimenticate dell'Africa, che sono tante, appunto. Prima ho parlato del Sahara occidentale, dove l'ONU è impotente perché dal 1975 si dovrebbe fare quello che a noi piace tanto e che viene chiamato esercizio democratico attraverso il referendum, ed è dal 1975 che il referendum non si fa, e questo fa perdere discredito inizialmente non soltanto, come pensavamo noi, ai Sahrawi, al Polisario, ma più in generale anche al Marocco, che viene percepito in un certo modo dall'Unione Europea e dal Consiglio di Sicurezza, che è impotente a risolvere per esempio questa crisi che ha spinto nel 1975 molte persone ad abitare come abitano tuttora nelle tende nel deserto. Quindi sono tantissimi veramente, adesso qui non possiamo farli tutti questi esempi di guerre dimenticate, eccetera.
Quindi il sud del mondo, vedete, oggi è fatto di tante cose, paesi in via di sviluppo che si possono permettere attraverso il petrolio o il turismo di fare anche delle isole a forma di palma artificiale e diventare sede oggi anche delle più grandi industrie del crocierismo turistico internazionale, a riprova appunto di queste cose, territori dove il real estate, l'immobiliare, e dietro di loro gli evasori fiscali eccetera eccetera e tutte le mafie del mondo possono investire a creare dei paesaggi che potremmo chiamare urbani, neourbani, chiamateli come volete, a volte anche molto belli perché sono nel deserto, no? Dove si investono anche milioni con dei paesaggi normali, si può anche andare a sciare per esempio nello Sky Dome degli Emirati Arabi, mentre fuori ci sono 50 gradi, dentro si può andare a fare la spesa al centro commerciale e andare anche poi a sciare se avete voglia una mezz'oretta, e quindi sono i controsensi, vedete, di questi paesi emergenti. E dall'altra parte invece abbiamo delle località, vedete quelle su in alto lì, siamo nel Golfo di Guinea, siamo in quei paesi appunto che noi chiamiamo dell'Africa occidentale, Nigeria, Togo, Ghana eccetera, dove abbiamo, vedete, persone che hanno delle economie che a volte noi definiamo in maniera accademica molto elegantemente come forme di economia informale, che è una parola molto bella e asettica, la traduzione è che cercano di sopravvivere, perché questa è la traduzione. Vedete, non sono sicuramente immagini che rispondono all'idea del green e del sustainability come va di moda oggi nell'inglese dominante, nel mainstream, perché lì di green e di sostenibile non mi sembra ci sia molto in alto da questo punto di vista eccetera. Abbiamo paesi che investono, per esempio, vedete, come qui siamo a Cancun nello Yucatan, siamo in Messico, e vedete dove intervengono anche in maniera abbastanza invasiva sulla geografia fisica a delineare dei paesaggi, diciamo, antropizzati, abbastanza monofunzionali su una funzione sola, e abbiamo paesi che investono invece per esempio nell'industria pesante, quell'industria che noi abbiamo delocalizzato durante la fase della globalizzazione nei paesi cosiddetti emergenti. Allora, ognuno si paga, vedete, lo sviluppo in qualche modo, no? O con il petrolio, o con il turismo, o con l'industria, oppure con questa economia informale, ognuno cerca in questo pianeta nel 2024 di avere il proprio spazio, perché ambisce a una cosa molto semplice, avere una certa sicurezza alimentare ed economica. Ci siamo, funziona così. Questo è il fantastico e variegato mondo dei paesi emergenti, dove si va da alcuni paesi emergenti che hanno i redditi più alti del pianeta a quelli che hanno i redditi tra i più bassi appunto del pianeta. Allora, questa analisi la possiamo fare, vi ho messo solo a grandi linee alcuni esempi, perché capite bene che la scala di analisi dello sviluppo la possiamo portare a tanti livelli. Io vi sto dando nel poco tempo che abbiamo uno sguardo globale, si potrebbe fare una lettura regionale, una lettura a livello dei singoli stati e una ancora subregionale dentro negli stati, per vedere quelle parti di uno stato che crescono di più e quelle che crescono di meno. Non possiamo ovviamente fare qua questa cosa, quindi vi do soltanto uno stimolo, giusto per darvi delle idee, una prima lettura. Vedete per esempio l'Asia Pacifico, un'area emergente soprattutto in questi ultimi anni, dove si trovano paesi tra loro molto diversi. Oggi si è incominciato per esempio a inventare una parola che non esisteva, è nata da pochissimi anni, ve lo dico io che mi sono occupato per primo di Cina, sviluppo della Cina e di Asia Pacifico agli inizi appunto del decennio scorso, quando ancora si era più attenti ad altre aree del mondo. E oggi per esempio si incomincia a parlare anche di Altasia, cioè quello che è altro dalla Cina, per intenderci, ci siamo, che sono i paesi che vedete colorati in blu e in azzurro lì intorno, per darvi un'idea di questa lettura, no? Che si può fare trasversale, dove abbiamo paesi sviluppati come il Giappone, vedete, e paesi invece emergenti come l'Indonesia, la Malesia, le Filippine, eccetera, eccetera, d'accordo? Ecco, allora anche qui abbiamo delle situazioni di questo tipo, vedete per esempio i beni esportati verso gli Stati Uniti, vedete che ci sono dei paesi
come il Vietnam, per esempio, che sono in questa fase storica in pieno boom e sviluppo, perché stanno diventando, diciamo, quello che era la Cina nel decennio precedente, cioè l'officina del mondo in qualche modo, no? Quindi la Cina ha incominciato ad alzare il suo sviluppo e i suoi costi, e allora ecco che adesso la delocalizzazione economica va in altri paesi come appunto il Vietnam, l'India, eccetera, eccetera. Vedete anche per esempio dal 90 al 22, vedete per esempio invece da quest'altra parte come è aumentato il costo del lavoro, vedete che è un indicatore molto interessante, perché più aumenta il costo del lavoro e della paga oraria, più vuol dire che un paese si sviluppa in qualche modo. Ci siamo passati anche noi italiani, durante il fascismo eravamo uno dei paesi peggiori dell'Europa, pochissimo pagato, perché il regime non voleva appunto che le masse operaie guadagnassero troppo, e l'interesse era tutto allineato sui grandi proprietari agrari e quelli industriali appunto del ventennio fascista. E poi dopo le grandi lotte in Italia hanno portato a un costo molto elevato della manodopera, e quindi ecco anche l'idea che dicevo prima, che l'Italia è diventato poi un paese post-industriale, perché la grande industria, quella pesante, è stata delocalizzata in paesi che avevano una manodopera che costava di meno in qualche modo. La stessa cosa sta avvenendo adesso in Asia, ci siamo, lo stesso discorso, e vedete infatti per esempio il costo orario di paesi come la Malesia, la Thailandia, l'India, eccetera. Quindi anche qui c'è una gestione per esempio molto particolare. Non possiamo andare in fondo a questa cosa, ma ci sono delle casistiche importanti. Per esempio l'intorno tra Singapore, la Malesia e l'Indonesia è molto interessante, perché a Singapore ci stanno il terziario, il quaternario, la tecnologia, i soldi e chi comanda. In Malesia ci sono gli impianti industriali e la manodopera arriva dall'Indonesia. Ecco un triangolo in pochi chilometri dove ognuno ha il suo compito: chi guadagna e comanda, chi ospita gli impianti, anche se inquinano un po', e chi mette la manodopera. Ci siamo. È un ottimo esempio di quella che in natura si chiama alleanza tra specie diverse in qualche modo, no? E qui avviene anche in geografia. Ma ce ne sono tanti di questi esempi, le Macalladores in Messico, eccetera, ma non abbiamo tempo. Perfetto. Altre letture dell'altra parte dei paesi emergenti, vedete per esempio la grande differenza di reddito pro capite che c'è per esempio in Africa. Abbiamo alcuni paesi, qui non c'è comunque, vabbè, abbiamo quel 900 lì che vedete, che è quello del Sud Sudan, uno dei paesi più poveri del pianeta in assoluto, dove si vive con $900 all'anno pro capite. Qui non bastano neanche forse 2 settimane. Nell'area metropolitana milanese, se ho un livello di vita medio tra la spesa al supermercato, la luce, il gas, una volta al cinema, eccetera, devo stare attento, ci siamo. Lì invece deve durare tutto un anno questa cosa, A paesi invece ricchi esportatori, vedete quelli scuri di petrolio, come per esempio quelli lì in scuro, che insomma sono appunto il Gabon, la Guinea Equatoriale, andate a vedere dove sono perché appunto non posso indicarlo, il Botswana, eccetera, sotto, che sono molto ricchi per esempio, eccetera, eccetera. E la stessa cosa l'abbiamo se andiamo dall'altra parte, quella che chiamiamo l'America centrale, l'America meridionale. Vedete i colori dei vari stati che vi indicano appunto il PIL pro capite. Si va dall'Uruguay, che è un po' chiamata la Svizzera del Sud America in qualche modo, anche perché di tutti i paesi lì è quello che è uscito tutto sommato più indenne dai grandi cambiamenti e dalle grandi dittature. Tutti voi avete sentito dei nomi come i generali argentini o Pinochet in Cile, che ci ricorda o prima ancora i generali in Brasile negli anni 60 e 70, sappiamo bene di che cosa sto parlando, eccetera. Vedete che anche lì si vede chiaramente la casistica molto diversificata, per esempio tra l'Uruguay e il Venezuela, che è uno dei paesi più ricchi al mondo di petrolio e che ha tantissime riserve e che vedete ha una grande potenzialità, ma che non si trasforma in sviluppo. Ci siamo. Anche perché da geografo io non sposo sempre l'idea dello sviluppo locale, che piace molto. Sviluppo locale è un termine economico e generale che spesso fa dimenticare che lo sviluppo per funzionare non deve essere solo locale, ma deve essere anche uno sviluppo territoriale, che non è la stessa cosa. E quindi dobbiamo ricordarci anche di questo. Vai. Comunque, eccolo qua. E
se dal mondo strettamente economico produttivo del PIL ho scelto alcuni casi per farvi vedere l'eterogeneità, se ne potremmo scegliere. Questo per esempio è il livello di indebitamento di questi paesi, sono quasi tutti paesi indebitati. Indebitati con chi? Con la finanza tradizionale nata appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Fondo Monetario ragiona in questo modo: ti do dei soldi, non solo me li devi restituire con gli interessi, ma devi anche fare quello che ti dico io. Visto in questo modo brutale, come ve l'ho detto, dall'altra parte, quello che sta dall'altra parte lo percepisce come un diktat. Ed è logico quindi che qualcuno si immagini di creare delle forme alternative di sviluppo o di richiesta di prestiti che non passi da questi organismi così rigidi e così, come dire, conservatori nella loro struttura. Perfetto. Ed è così quindi appunto che si sta delineando progressivamente una coscienza, chiamiamola, di andare oltre questo sistema mondiale che ha creato, avete visto, tensioni, squilibri, guerre in aumento, rifugiati e profughi in aumento, quindi è un sistema che potremmo dire un po' instabile in qualche modo, un sistema nel quale vengono premiati alcuni e altri invece vengono puniti da questo punto di vista. E allora ecco che insomma si cercano di trovare delle similitudini e cercare di, come dire, trovare anche delle convergenze. Ecco quindi che questi paesi cercano in qualche modo di comportarsi più o meno allo stesso modo. È una cosa che, come dire, appare soltanto agli addetti ai lavori. Per esempio, quando all'ONU si è votato all'Assemblea Generale per condannare l'invasione della Russia e dell'Ucraina, è vero che la maggioranza dei paesi ha votato per condannare la Russia. Quello che non si è detto è che quei 45 paesi che si sono astenuti insieme rappresentano il 50% della popolazione mondiale. Lo si dice, ma non troppo, insomma, capito? È un esempio però anche quello di vedere che al di là delle linee ufficiali, come dire, si muove qualcos'altro. E l'altra prova palese è che al di là poi anche di questo voto di condanna, dal punto di vista degli scambi e dell'embargo e delle sanzioni, invece la cosa non funzioni, perché molti di questi paesi che hanno anche votato contro, poi in realtà dal punto di vista economico e militare invece collaborano. È un'altra prova anche questa che un sistema come l'abbiamo inventato dopo il 45 è perlomeno un po' obsoleto oggi, bisogna un po' rivedere da questo punto di vista. Queste sono un po' le diverse situazioni, vedete, con paesi che sostanzialmente hanno delle similitudini ma anche delle differenze abbastanza forti. Vai avanti, grazie, perfetto. Allora, qualcosa comincia a cambiare, vi dicevo, siamo solo agli inizi, siamo agli inizi di quello che vorrebbe essere un mondo multipolare. Bisogna vedere se questo mondo multipolare si imporrà, perché ovviamente al di là dei grandi discorsi della cooperazione e dello sviluppo, chi oggi ha le leve più importanti del potere non ha nessuna intenzione di condividerla con gli altri. Ahimè, la geografia politica ed economica è spietata, è così, è sostanzialmente. Lo si vede perché per esempio si è cercato di cambiare più volte il Fondo Monetario Internazionale, dove chi comanda e chi ha i voti sono i paesi occidentali, e una visione di lungo medio inclusivo porterebbe a dire ok, ma se la popolazione del mondo oggi è soprattutto nel sud, se noi che abbiamo la maggioranza del Fondo Monetario rappresentiamo 1 miliardo di persone, ma gli altri 7 miliardi sono esclusi, magari bisognerebbe, non dico includerli totalmente, ma dare qualche messaggio politico che non è avvenuto. Non è avvenuto nei decenni scorsi, non è avvenuto includendo nel Consiglio di Sicurezza dei nuovi protagonisti come l'India, un paese di 1,5 miliardi di abitanti che è un semplice paese membro delle Nazioni Unite come San Marino e Andorra. Un voto uguale all'Assemblea Generale. Ci siamo. Lo so che sto dicendo delle cose un po', però sono dei dati, come dire, oggettivi, incontrovertibili a mio parere in qualche modo. È mancata una riforma appunto di tutta una serie di situazioni in qualche modo interessanti. Anche recentemente si è cercato di avviare un accordo di cui si è parlato pochissimo per cercare di contenere i flussi internazionali legali
di finanze e di finanziamenti e di capitali, e ovviamente i paesi occidentali hanno bloccato questa cosa, che sarebbe una cosa molto importante per i paesi poveri, perché capite bene che le elite ricche dei paesi poveri, la parte più elevata di una società dei paesi poveri, quando guadagna tende a mettere i suoi capitali all'estero, e questo crea enormi, come dire, problemi ai paesi che già sono poveri. Si cerca anche qui da anni e anni di fare un qualche contenimento e non si arriva da nessuna parte, e i paradisi fiscali che tutti noi conosciamo bene prosperano proprio perché c'è una politica anche di questo tipo. Ci siamo, questo è successo recentemente, ecco, appunto. Quindi vedete che ci sono cose. I BRICS invece che cosa offrono in cambio? Beh, i BRICS dicono è un partenariato dove nessuno chiede niente a nessuno. Tu hai la tua forma di governo, io la mia, tu hai il tuo modo di guardare, io il mio modo di guardare, tu hai le tue alleanze, io ho le mie alleanze. Quindi nessuno chiede niente a nessuno. È un po' leggero, è più diverso, è, come dire, è diverso questa cosa. Diventa più interessante. Quindi molti paesi del sud del mondo, quindi, stanno guardando a questi summit che avvengono regolarmente tra i BRICS, e stanno guardando anche a quest'idea dei BRICS di allargarsi, perché recentemente hanno chiesto ad altri paesi e altri paesi hanno chiesto di entrare, come un esperimento interessante, come si diceva prima, che poco per volta potrebbe cercare in qualche modo di, come dire, aggiustare qualche falla a questo sistema e a questo ordine mondiale nato dopo il 45, che evidentemente non funziona per vari motivi in qualche modo. E quindi ecco che molti paesi del sud tentano in qualche modo di andare oltre queste retoriche della cooperazione internazionale, che hanno mostrato anche ovviamente dei gravi problemi, come dire, etico-morali, perché lo sapete anche voi, spesso dietro i programmi di cooperazione internazionale si nascondono anche lì, come dire, delle sacche oscure e nere della cooperazione, dove molti guadagnano e a parole parlano di cooperazione e di sviluppo, ma poi alla fine non fanno nulla. Quindi anche questo è un aspetto abbastanza interessante, eccolo qua. E bisogna un po' cominciare. Qui vi ho fatto un po' una tabella che ci dà un po' un'idea di quello di cui sto parlando. Vedete dove ho messo un po' la popolazione, la superficie, per farvi vedere le grandi differenze che ci sono all'interno dei BRICS, e le ho messe in comparazione con l'Unione Europea 27 e con gli Stati Uniti. Vedete quindi che stiamo parlando di cifre molto elevate, vedete che praticamente questi 5 paesi insieme hanno più di 3 miliardi di persone, quindi, come dire, il peso è molto forte, no? Con l'entrata dei nuovi paesi arriveremo a più della metà della popolazione mondiale. E questo apre dei grossi problemi anche dal punto di vista morale per chi ci vuole pensare. Se applichiamo la famosa regola della rivoluzione francese, una testa, un voto, allora la maggioranza della popolazione non abita più dalle nostre parti o nell'America anglosassone. E noi chi siamo per dire che loro non si devono sviluppare come ci siamo sviluppati noi? Diventa una questione molto etico-morale, e andiamo su delle strade che oggi, come dire, qui non percorriamo, se non per darvi delle idee del contesto culturale in cui molti giovani e le nuove generazioni, dentro in quei 3 miliardi e più di persone, che poi diventano più di 4 se mettiamo insieme tutti gli altri paesi, ragionano in qualche modo, ci spiegano tante cose. Vedete anche il reddito pro capite, come l'unico paese sostanzialmente all'interno dei BRICS che in qualche modo si avvicina ai paesi più sviluppati, la Cina, vedete, con un reddito, con un PIL di 17 milioni, eccetera, è vicino, un poco superiore all'Unione Europea e ancora lontano da quello degli Stati Uniti. Se poi vediamo l'indice di sviluppo umano, che è quello che noi geografi studiamo abbastanza perché ci dà un'idea, come dire, di com'è la situazione sociale, economica, culturale di un paese, beh, vedete bene che mentre nell'Unione Europea una media è intorno, è un indice che va da 0 a 1, più è basso verso lo 0 più un paese è arretrato dal punto di vista economico, politico, sociale, più si avvicina all'1 che sarebbe il paradiso, che non esiste,
da quando Adamo ed Eva sono stati mandati via dall'Eden, non esiste l'uno, si avvicinano 0,9 paesi come la Svizzera, come la Norvegia, paesi scandinavi, il Canada, molti paesi europei sono in quella zona lì, 0,9 qualcosa, ci siamo, ecco, vedete che gli altri sono molto più indietro, perché attenzione che questa scala è una scala non numerica, quindi 0,7, 0,8 vuol dire molto più indietro nell'indice di sviluppo umano. E vedete che siamo paesi, per esempio come il Sudafrica, è al 109° posto dell'ISU su quasi 190 paesi, ci siamo. Quindi è poco, è un po' meno della metà per intenderci. Vediamo appunto le riserve di petrolio, vi ho messo un indicatore, vedete anche le testate nucleari che è molto interessante perché abbiamo delle situazioni molto diverse, abbiamo una superpotenza che è la Russia, che è l'unica a livello degli Stati Uniti, poi abbiamo delle potenze medie che sono la Cina e dentro nell'Unione Europea abbiamo la Francia che più o meno ha lo stesso potenziale nucleare in qualche modo e poi quello che soprattutto non corrisponde ai numeri e il loro status che vi dicevo all'interno dell'ONU, vedete lì assolutamente abbiamo potenze medie, beh, abbiamo l'Unione Europea per esempio che in realtà non c'è ma solo tramite la Francia, oppure abbiamo paesi appunto come l'India che hanno status di semplice membro e paesi invece che sono permanentemente presenti nel Consiglio di Sicurezza dove si prendono le decisioni geopolitiche più importanti di questo pianeta. Perfetto, eccolo qua. Dal punto di vista anche economico, questi BRICS dentro nei paesi emergenti hanno una loro importanza perché vedete qui vi ho messo per esempio tra il 1980 e le previsioni fino al 2028, una delle ultime previsioni di Economist, quindi un giornale che di economia ne sa, al di là delle parti, insomma è uno che ne sa, e vedete bene sostanzialmente che i G20 più o meno restano stabili, nel G20 però cosa c'è dentro? Ci sono dentro il G7 e ci sono dentro anche i BRICS nel G20 e quindi vedete bene che tra G7 e BRICS si sta riducendo la differenza economica e se si riduce la differenza economica, un'altra domanda che lancio a voi, la risposta secondo me è facile, se si riduce la differenza economica dobbiamo ridurre anche quella politica e avere lo stesso peso geopolitico e anche noi avere voce in capitolo o no? Domanda. Si riduce la differenza e nel fondo monetario continuate a comandare voi anche se la vostra linea scende o magari nel fondo monetario posso comandare anch'io? Andiamo avanti, eccolo qui. La popolazione è lo stesso, si vede bene quello che vi dicevo, vi sto mettendo soltanto degli ingredienti per capire certo malumore in giro per il mondo da dove arriva. Vai, perfetto. Punti in comune, eccoli qua, vedete? Uno è stato palese, tutti i BRICS si sono astenuti. È una guerra, la guerra in Ucraina e Russia è una guerra tra occidentali e Russia. Ci siamo. Chi se ne frega, non è una novità, è un altro step di quello che si diceva prima, di un mondo frammentato, è un ulteriore step dei tanti step, va bene, morti, faccio il cinico in questo momento, morti, vabbè, nello Yemen ci sono stati più di 100.000 morti finora, in Africa stiamo parlando di milioni, sto facendo il cinico, non sto prendendo nessuna posizione morale e giudizio, sto applicando la matematica che notoriamente i numeri non si discutono, ci siamo. Se una testa è un voto e ogni persona è importante, ogni essere umano è importante, i numeri sono questi, insomma. Esatto, quindi c'è questa ostilità crescente, vedete, verso il doppio peso, la doppia misura e a cascata dei paesi della NATO e dell'Unione Europea, verso quello che dicevamo prima, appunto, sono gli equilibri degli ultimi decenni, vai avanti. E per muoversi si è messo in pista tutto un apparato istituzionale e giuridico, vedete i BRICS, qui abbiamo avuto alcuni degli ultimi summit, questo qui è stato quello dell'agosto a Johannesburg del 23, vedete dove si parla appunto di una partnership, per vedete una crescita mutuevole, reciproca, la strategia è quella che in inglese si chiama win-win,
tutti ci guadagnano in qualche modo, vedete, in qualche modo un summit è una conferenza che si tiene a turno nella quale vengono anche invitati altri paesi, paesi del sud del mondo. A noi non piace questa roba qui, perché qui l'Occidente non viene invitato, ci dà fastidio, soprattutto quando uno è abituato lui a invitare, quando invece non viene invitato in qualche modo. Eccolo qui, c'è questa scena internazionale, vedete, in qualche modo vai avanti e si è incominciato a fare qualcosa, vi ho messo qua anche dei dati. Per esempio è stata creata la nuova banca dello sviluppo nel 2014, quest'anno si festeggeranno i 10 anni, la sede a Shanghai, appunto in Cina, è un'alternativa più che complementare, ma ovviamente chi lavora nel fondo monetario lo vede come il nemico, loro invece dicono che è complementare, perché lo scopo non è quello di distruggere il fondo monetario, lo scopo è quello di integrare i buchi del fondo monetario, eccetera eccetera. Anche qui punti di vista diversi ovviamente gli uni dagli altri. Il presidente attuale è quella Dilma Rousseff, che è stata la presidente per esempio non a caso del Brasile, ecco, una donna a capo di questa banca che vedete opera in questi settori che sono l'energia, l'efficienza energetica, le infrastrutture, i trasporti, acqua, protezione dell'ambiente, eccetera eccetera, e vorrebbe creare progressivamente uno stock di prestiti crescente da usare negli altri paesi, appunto cosiddetti in via di sviluppo, quei paesi che abbiamo chiamato prima del terzo e del quarto mondo, per intenderci, ok? È un progetto che è partito a 10 anni, ci sono vari progetti che sono già stati avviati, che si occupano anche di questioni molto interessanti come l'accesso al cibo, alla sicurezza, alla sanità, il ruolo delle donne, eccetera, eccetera. Beh, no, beh, le cifre sono totalmente diverse. Vengono usati? Sì, sì, direi che funziona. Beh, sono solo 10 anni, quell'altro c'ha 70 anni, poi quello là ha un sacco di soldi, il fondo monetario, questo è un nano. Ho fatto bene comunque a farmi la domanda, perché è anche questo un elemento utile, ha fatto benissimo, per dirvi quello che dicevo prima, secondo me non è a domani questa idea dello sconvolgimento che i paesi emergenti diventeranno i padroni del mondo, giustamente, perché il ritardo è anche finanziario, oltre che militare, eccetera, eccetera, per intenderci. Quindi abbiamo sviluppi di questo tipo. L'altra grande iniziativa su cui non spendo tempo, perché ho già fatto altre conferenze, però è un altro progetto dove il sud globale, i paesi sono protagonisti, è il cosiddetto progetto che si chiamava inizialmente One Belt, One Road, OBOR, che poi è stato chiamato Belt and Road Initiative, ma che qui in Italia a noi piace molto chiamare Nuove Vie della Seta, perché ci piace il Marco Polo e questa idea veneziana del viaggio del mercante con il cammello, appunto, negli stan, appunto, dell'Asia centrale, una cosa tutta romantica italiana, perché la Belt and Road Initiative in realtà, come vedete da tutti i percorsi, va anche in strade dove Marco Polo non c'è mai stato, come per esempio sicuramente non nella rotta siberiana verso nord, che è una di quelle che spaventa di più in questo momento, perché è una rotta attraverso la quale si può arrivare direttamente dal nord della Cina in Europa senza passare da tutte le aree pericolose, Medio Oriente, Houthi nel Mar Rosso, tutte queste cose qua. E la cosa più spaventevole di tutti per i paesi occidentali è sotto il controllo totale di due paesi, che sono la Cina e la Russia, e basta. Nessun margine di intervento per i paesi occidentali, è il terrore nelle elite del Pentagono e dei paesi occidentali, ci siamo intesi come elite, non gli abitanti, che non è che... Però è per darvi un'idea di questa dimensione. La UAM è un imponente progetto infrastrutturale, economico e culturale lanciato nel 2013, anche qui si scontrano, come dire, comunicazioni di diverso tipo, per molti è un progetto pacifico di sviluppo per fare ponti, strade, autostrade digitali, eccetera, altri invece vogliono esaltare soltanto l'aspetto, come dire, di ideologico e di dominio, perché l'attore più importante è la Cina, in qualche modo, è quello più importante, eccetera. Anche qui si sono realizzati appunto
tutta una serie di strumenti, altri funzionano, altri un po' meno, anche qui c'è una lettura chiaroscurale, c'è il Covid, ci sono i rallentamenti e oggi c'è anche l'ostilità di molti paesi che vogliono impedire questo progetto, i paesi esclusi o dei paesi che hanno degli atteggiamenti ambigui, no? Tipo anche l'Italia, perché è lacerata tra la comunicazione ufficiale in base alla quale dobbiamo uscire dalle vie della seta dove non siamo mai entrati, peraltro, e il fatto invece che per esempio l'Italia è uno degli azionisti della banca appunto asiatica per lo sviluppo, che è quella che sta dietro la Better Initiative. Quindi con una mano non ci siamo, ma con l'altra, quella che prende i soldi, ci siamo. Pazienza, vabbè, voglio dire, è una sana ipocrisia umana, voglio dire, che ci sta dentro, no? Quindi dobbiamo stare molto attenti su questi terreni perché sono molto scivolosi, non c'è una lettura unica, ci siamo, di questi argomenti, però per darvi l'idea della progettualità, della vivacità in qualche modo, c'è anche questo progetto. Siamo anche qui per strada, è nato, vedete, nel 2013, quindi più o meno come la banca e come anche l'arrivo dei BRICS nel 2011 con il Sudan, quindi più o meno siamo in quegli stessi anni lì, c'è un decennio, il bilancio è difficile da fare perché ci siamo ancora dentro e quindi non sappiamo bene, però l'iniziativa che viene dal sud del mondo, cioè da paesi non, diciamo, tradizionali, è anche questa abbastanza importante. Vai, perfetto. E quindi questi sono un po' gli aspetti. Ci sono delle questioni dove adesso vediamo, perché non ho una risposta, ma anche questa lascio a voi riflettere, ecco il punto interrogativo. C'è anche una questione, per esempio, non è che questo avvicinamento tra paesi così diversi per popolazione, reddito, regimi, eccetera, a volte non viene non per iniziativa loro, ma perché sono i paesi occidentali che li spingono a fare comunella, diciamo così, perché appunto non ottengono le risposte che vorrebbero in qualche modo. Per esempio pensiamo a quello che è appena stato fatto negli Stati Uniti, e cioè che gli Stati Uniti hanno deciso di congelare, vedete, 300 miliardi di dollari di investimenti russi. Va bene, che erano investiti nel bono del tesoro, eccetera, eccetera. È una iniziativa dal punto di vista degli Stati Uniti, è considerata lodevole. La domanda è la seguente: e gli altri paesi, però, allora, che fino ad adesso investivano in titoli di Stato americani e che sono spesso dei regimi autoritari o che sono spesso dei regimi che non hanno il consenso popolare o spesso hanno dei regimi che navigano a vista, eccetera, 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 perché i regimi sono tanti. Se vedono che gli Stati Uniti possono congelare i soldi della Russia e anche loro hanno messo i soldi lì, negli Stati Uniti, magari cominciano a metterli da altre parti, non lo so. Voi cosa fareste? Per esempio, no? Esatto. Pensate al Brasile, pensate alla Cina stessa, pensate all'India. Se magari quindi questa misura è una misura che alla fine sul medio-lungo è positiva, o le controindicazioni potrebbero essere peggiori? Punto di domanda, pensateci. Però questa è una soluzione, per esempio, che appunto che mi fa fare questa domanda. Forse l'unilateralismo degli Stati Uniti stimola i legami del sud globale, potrebbe essere un'idea, soprattutto perché mentre si fanno questi lavori, le spese militari dal 2000 a oggi, quindi praticamente nell'arco di una generazione, 23-24, vanno a gonfie vele le spese militari. Benissimo. Crescono più del prezzo del gas e dell'energia. Si guadagna tantissimo. Vai. Invece che spendere, vedete come si spendono, no? Questo è un dato appunto di un istituto svedese. Non sono dati che arrivano, è un'associazione svedese, eccetera, per la pace, vedete, si chiama così. I dati sono online, li potete vedere, e qua si vede chi spende di più. Dobbiamo stare attenti. Vedete, la prima linea da sola è più lunga di tutte le altre messe insieme. Dobbiamo stare attenti quindi anche alla costruzione dei nemici o delle paure. E questo grafico è un altro che mi dice che forse la guerra non sarà domani, la guerra mondiale. Che ci immaginiamo? Perché qui di gran lunga quello che spende di più si vede chi è. Ci siamo?
e gli altri sono un po' più indietro. Tenete presente che quelle liste lì lunghe delle spese militari sarebbero molto interessanti per risolvere dei problemi come per esempio l'accesso all'acqua per 1 miliardo di persone, per esempio. Basterebbe fare 2 aerei o 3 in meno e un paese africano sta benone per i prossimi 10 anni. Ok? Oggi sono cattivo, sono, ma d'altronde è il tema, mi spiace che si presta, Se mi chiedevate di parlare della geografia regionale della Svizzera avrei avuto un approccio diverso, assolutamente. Beh, perfetto. Le ultime questioni e poi vi lascio perché, insomma, viene un po' lunga, ecco. Allora, i BRICS, non c'è solo l'economia ma anche delle questioni geopolitiche. Allora, cosa ci resta dopo la pandemia, dopo questa guerra, eccetera? Frontiere chiuse, 2 pesi e 2 misure, siriani, afghani, eccetera, paesi come l'Albania, la Macedonia che da anni aspettano per entrare nell'Unione Europea e invece l'Ucraina con i suoi cittadini che possono andare subito in giro e spostarsi, è un processo di adesione all'Unione Europea che dovrebbe essere facilitato. Primo punto di domanda. Secondo punto di domanda, dietro il Covid, pretesto, le frontiere restano chiuse, le forniture, come dire, restano discontinue, queste frontiere che tornano a essere chiuse con degli stati che ricontrollano bene i confini portano a più tempo, più costi, diminuzione dei consumi, disoccupazione, abbiamo tutta una serie di l'inflazione che è tornata a crescere, eccetera, eccetera, abbiamo cose di questo tipo. Seconda questione, abbiamo avuto degli interventi militari occidentali molto importanti, in Iraq, in Libia e in Siria. Questi 3 paesi mi sembra a occhio e croce che sono ancora lontani dall'aver raggiunto un certo equilibrio. Quindi l'intervento militare è risolutore, punto di domanda. Questi 3 casi sembrerebbero dire di no. Questo è un altro aspetto, eccetera, eccetera. Hanno devastato queste cose così. Abbiamo avuto continuiamo ad avere degli scontri a bassa intensità, come li chiamano i militari in questo loro gergo, tanto a loro non interessa quanti muoiono, loro lo chiamano ad alta o bassa intensità, in tante parti del mondo, lì ve le ho segnate, no? Vecchie, nuove, abbiamo questioni irrisolte, quella di Cuba è dagli anni 60, abbiamo ancora l'embargo, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista abbiamo le giunte militari del Myanmar, abbiamo tutta una serie di guerre dimenticate che vi ho messo lì, eccetera, così, e soprattutto bisogna anche pensare, forse, ultime righe, se il sottosviluppo, se i 2 pesi e le 2 misure forse non favoriscano anche dei personaggi non tanto simpatici come i movimenti integralisti, come i movimenti che nell'ignoranza e nella paura e nell'ostilità e nell'astio e nel non vedere per decenni progressi non alimenta invece, come dire, tutta una serie di manodopera volta alla distruzione, no? In qualche modo, non a caso, i foreign fighters, come vengono chiamati, spesso vengono da paesi appunto in via di sviluppo, dove è più facile appunto reclutarli, perché appunto i problemi socio-economici e gli squilibri territoriali non sono stati finora risolti appieno in qualche modo. Soprattutto appunto ecco che come dire, la richiesta che oggi viene fatta è quella, come dire, di andare oltre questo doppio peso e doppia misura che ha portato oggi a 100 milioni di sfollati, a degli squilibri abbastanza evidenti in questa governance mondiale che è nata nella seconda metà del XX secolo e che forse oggi appunto in questo primo quarto di XXI secolo non va più bene, bisognerebbe cambiare, no? È una vecchia, diciamo, struttura che dovremmo cambiare. Cambiamo le macchine e le portiamo a essere sempre più ecologiche e forse bisognerebbe cambiare anche le strutture della governance mondiale, che ormai sono un po' così, insomma, in qualche modo. Si è provato a cambiare anche il Consiglio di Sicurezza per includere Brasile, l'India e il Sudafrica, ma appunto sapete che nel Consiglio di Sicurezza bisogna avere
il voto all'unanimità, basta che uno solo di questi voti contro e comunque non succede nulla. E qui l'idea della responsabilità del voto contro, immaginare che io voto contro e che quindi sto votando contro migliaia di persone, non c'è da questo punto di vista. Avanti, avanti. Ecco qui. L'altra cosa interessante come geografo, che ve la butto lì, è che finora abbiamo parlato di stati, ma dobbiamo, se scendiamo più in profondità, la questione è anche una questione fortemente urbana, perché la maggior parte delle necessità per cambiare le cose viene dalle città, viene appunto da queste città che oggi stanno diventando sempre di più delle città giganti, enormi, città con 25 milioni, 30 milioni di abitanti e da qui a pochi anni destinate a diventare ancora più grandi. Città dove l'impianto tradizionale che noi immaginiamo ereditato dal colonialismo o dal Novecento rapidamente sta diventando minoritario anche in termini di superficie, perché gli spazi per la cosiddetta città informale, che viene declinata con vari nomi, slums, bidonville, favelas, villas miserias se siamo in Argentina, a Buenos Aires, stanno diventando predominanti in qualche modo. E la sfida quindi è anche, diciamo, da questo punto di vista, le città dei paesi in via di sviluppo non sono ancora dei fulcri della dinamicità dell'economia mondiale, sono spesso soprattutto dei centri dove si ammassano le persone, ma dove solo poche elite e poche persone dentro a milioni godono del benessere che noi conosciamo come in Occidente. Quindi le città stanno diventando, come dire, dei territori dove il gradiente, adesso uso una parola un po' difficile, il gradiente socio-territoriale di squilibrio è molto più forte. Detto in un altro modo, al mattino tiro indietro una cassetta di legno o di plastica della mia favelas e davanti ho il grattacielo a 2 chilometri, ma lì c'è una città dove io non andrò mai e per me è irraggiungibile, ma ce l'ho solo a 2 chilometri di distanza, non a 10.000 chilometri. E allora anche questo paesaggio visivo che frustra tutti i giorni è da tenere in conto in queste grandi città, che sono enormi. San Paolo, per esempio, con tutte le Rio, Delhi, pensate a Delhi, una città che è destinata da qui a pochi anni ad avere 40 milioni di abitanti. Noi abbiamo interi stati in Europa che non arrivano a questa popolazione. Quindi con delle concentrazioni di questo tipo, e vedete bene nel ranking, qui abbiamo la situazione nel 17 e nel 18, ve l'ho fatta vedere, New York continua a essere la numero 1, Londra la numero 2, Parigi la numero 3, andate a guardare l'elenco di queste città e vedete bene appunto che la delocalizzazione delle attività, del coinvolgimento, dell'inclusività del sistema economico mondiale è ancora molto limitato nelle città dei paesi in via di sviluppo. Vedete che di città di solito vengono chiamate alfa le più importanti, beta le intermedie, gamma quelle più basse, poi ci sono tutte le altre, e vedete bene che appunto le città dei paesi, diciamo, in via di sviluppo e dei BRICS, sì, abbiamo Pechino, Singapore, Hong Kong, Seoul, Shanghai e Dubai, sono tutti in Asia, questa Asia Pacifico che cresce, l'Africa continua a essere la grande assente, il continente dove la popolazione cresce di più in questo momento sul pianeta, e le città anche beta, insomma, vedete, sono quelle. La prima città africana di una certa importanza è Johannesburg, ma è molto indietro e non c'è neanche in questa graduatoria. Vedete appunto che abbiamo situazioni di questo tipo. Vai, perfetto. Allora, dopo, diciamo, questo quadro che non è roseo, vi ho appesantito il pomeriggio, in qualche modo, mettiamo qua e là in queste, come dire, in questo cielo grigio e plumbeo, che già descritto da Baudelaire nelle sue poesie, questo grigio che pesa sulle cappe delle mansarde di Parigi. Allora c'è qualche piccolo raggio di sole, qualche raggio di sole, per esempio, è questo tentativo, per esempio, vedete, fatto insomma al G7 di Hiroshima, di allargare a qualcun altro, ci siamo, oltre ad aver invitato al G7, lì vedete i 7 signori e signore in qualche modo
che in questo momento hanno i destini, ecco, è il 49esimo, che ve la dice già anche quante volte si sono viste e quanto appunto non si è poi alla fine della fiera concluso più di tanto da questo punto di vista rispetto ai paesi emergenti. Vedete, appunto, sono stati invitati anche alcuni paesi dei BRICS, non ovviamente la Russia, solo alcuni, e anche qualche paese dei cosiddetti CIBET, quelli che dicevamo prima, l'Indonesia, vedete, appunto, il Vietnam, ecco, di questo immaginario. Non è stata invitata la Cina, per esempio, che è stata criticata su più fronti, eccetera, eccetera. La reazione è stata immediata, come direbbero i giovani, in un nanosecondo. Il primo summit che la Cina ha fatto in Asia con gli altri paesi in via di sviluppo è stato fatto subito come rappresaglia, vedete, e ha portato a intensificare la cooperazione da questo punto di vista. Ed è, ci colleghiamo alla slide che vi ho detto prima, non so quanto dipende dai paesi emergenti e quanto invece dipende dal fatto che sono spinti in questa cooperazione da elementi esterni, come in questo caso questo abbastanza maldestro del G7 di Hiroshima. Ok? Andiamo avanti. E qua c'è il G20, vedete, in qualche modo, che è stato creato alla fine del Novecento per cercare di aggirare il malfunzionamento del sistema del veto all'ONU che paralizza molte di queste decisioni, e, in qualche modo, eccetera. E poi anche perché ovviamente il G20 è stato creato perché, come vi dico lì, sempre in maniera un po' cinica, è più facile far funzionare dei nuovi forum che far funzionare quelli che ci sono già, in qualche modo, no? E quindi ecco qui, eccetera. Questo non toglie che ognuno di quelli che partecipa a questi forum ha dei punti di vista un po' diversi. Vedete, l'India per esempio sta approfittando moltissimo della guerra, perché per esempio ottiene a dei prezzi molto vantaggiosi i prodotti, il petrolio e gli idrocarburi dalla Russia, per esempio, quindi è ben contenta, si augura che la guerra continui, ovviamente, da questo punto di vista, per esempio, no? La Turchia ancora di più ci guadagna perché è diventata una specie di hub per lo smistamento delle merci russe in tutte le direzioni, in qualche modo, insomma, ci sono tanti paesi, l'Arabia Saudita che adesso fa un'opera con il calcio, con lo sport, tutti questi paesi di, come dire, vernissage, come si direbbe in francese, o di maquillage, se volete, di trucco, per, come dire, pulirsi un po' da una certa idea negativa, no? Le donne che non guidano la macchina, che stanno in casa, che non possono entrare neanche a prendere un caffè, insomma, questo maquillage un po' negativo, o il Brasile che sta ricorrendo, perché dopo aver sperimentato anche lui una ricetta un po' dolorosa con un signore che si chiamava Bolsonaro, che ha accelerato il disboscamento e che ha litigato con mezzo mondo, eccetera, eccetera, oggi con il ritorno di Lula cerca un po' di farsi portavoce di questi paesi in via di sviluppo dal punto di vista appunto di uno sviluppo equo, più sostenibile, più responsabile in qualche modo. Bene. Ci sono altre questioni in sospesi, qui ve l'ho messo, ovviamente se l'Occidente vuole mantenere un contatto con i paesi del sud del mondo deve fare tutta una serie di cose abbastanza evidenti. Le leggete, credo che non troverete niente di particolarmente difficile, non serve una laurea in microfisica del plasma o in nanotecnologie per capire queste cose, è abbastanza facile che ho elencate, anche gli studenti ce la fanno, e ovviamente se si vuole mantenere questo contatto, perché non è detto che si voglia, perché il mio è un approccio estremamente illuminista, razionalista, alla Voltaire, alla Diderot e alla D'Alembert, enciclopedico, però non è detto che sia quello giusto, quello razionale, magari c'è anche chi non la pensa come me e vuole un mondo appunto di tensioni, di squilibri, eccetera, eccetera. Perfetto, boh, spero di non avervi annoiato, c'era tanto da dire. E ho cercato di fare un po' il possibile. Beh, grazie. Grazie innanzitutto. Beh, direi abbiamo detto veramente tutto, diciamo, fare un riassunto di tutte le questioni toccate è molto lunga, quindi lascerei più che altro alle domande, insomma, curiosità, dubbi, se ci sono rispetto a quanto detto finora. Secondo me è venuto fuori poco il discorso del cambiamento climatico delle COP a Dubai, dove anche lì mi sa che c'è questo schieramento, o sbaglio? Sì,
quello, ho dimenticato lo sfruttamento delle donne, dei bambini, è un'ora. Sì, sì, sì. Il cappello climatico, no, no, ma va benissimo perché è un'altra cosa importante, rientra in quelle che sono. Ovviamente chi paga di più sono sempre i paesi emergenti o poveri, quindi ha ragione tantissimo. Che però non rinunciano agli idrocarburi e al loro sviluppo, perché giustamente questa è un'altra questione morale non da poco, perché per esempio Bolsonaro, quando gli si diceva ma perché tagli la foresta amazzonica, e lui ha risposto una volta agli europei, non in maniera ufficiale, ma gli ha detto: voi lo avete fatto dall'anno 1000 in poi in Europa e con la rivoluzione industriale, lo avete fatto voi e noi non possiamo farlo a casa nostra. È molto brutale questa risposta di Bolsonaro, vabbè, non è sicuramente, come dire, un esempio di, come dire, di geopolitica corretta, diciamo così, insomma. Assolutamente, sono paesi come, pensate alle Maldive, pensate alle isole del Pacifico, che sono il Bangladesh, per esempio, è un paese totalmente pianeggiante, con il cambiamento climatico, arrivano lì due fiumi come il Gange e il Brahmaputra, l'oceano indiano che si alza, stiamo parlando di un paese che ha quasi 200 milioni di persone, quindi i profughi, gli sfollati sono tantissimi. Sì, sì, ci sono il sottosviluppo è fatto di tante dimensioni, cioè quella, io ho evidenziato più quella numerica oggettiva, perché ci sono anche quelli che, sapete, negano, sono i negazionisti del cambiamento climatico. I dati oggettivi sulla popolazione, il PIL e l'ISU invece, come dire, mettono un po' in un angolo, perché lì c'è poco da dire, insomma, 100 milioni di profughi, cioè, puoi essere d'accordo o no che ci sia riscaldamento globale, ma 100 milioni di profughi ci sono, insomma, quindi che il sistema economico non funzioni come l'abbiamo messo in piedi è palese. Poi ovviamente la questione climatica perché l'atmosfera se ne frega della geopolitica. Ah, certo, certo. Anzi, no, no, anche le guerre tra l'altro peggiorano il contesto e la situazione, quindi già in una fase climatica così avere tutti questi conflitti, tutte queste industrie, come dire, così bellicosa, peggiora la situazione, certo. In questa dinamica prospettata, cosa può cambiare a riguardo delle concessioni degli sfruttamento della minerarie, utilizzo delle materie prime e della fissazione dei prezzi delle commodities, cosa può cambiare che poi noi le pagheremmo care? Sì, io credo che a breve ci dovremmo un po' abituare a pagare di più noi, perché allora, sicuramente le grandi, come dire, le grandi imprese transnazionali e le grandi imprese multinazionali perseguono la loro politica, che è quella di avere le risorse, pagarle poco e pagare poco la manodopera. Questa è sicuramente è un'indifferenza alle conseguenze climatiche, se vogliamo. Quindi questa è la linea, diciamo, della globalizzazione così. È pur vero che molti paesi incominciano invece, come dire, a usare la loro, diciamo, capacità di detenere delle risorse e delle materie prime per cercare di venderle più care. Quindi alla fine credo che il consumatore è quello che pagherà più di tutti, in qualche modo, io credo. Cioè, dobbiamo entrare in un'ottica che l'energia e le materie prime saranno sempre più care nel futuro, secondo me. In fondo un po' i conflitti un po' in corso in questo momento sono anche di questo tipo, nel senso, dietro c'è il discorso delle commodities, per esempio una delle conseguenze del conflitto russo-ucraino che non è detto è che la politica di decarbonizzazione o di contenimento del CO2 si è fermata, molti progetti green, molti progetti sulle risorse rinnovabili o in alternativa alle risorse tradizionali si sono fermati. Però costeranno molto di più, i mercati tra l'altro finanziari saranno sempre più instabili, nel senso che
basta una piccola conseguenza, e se non c'è un ruolo di controllo molto forte succede quello che è successo anche agli inizi della guerra russo-ucraina, che il gas e l'energia sono andate alle stelle, ma il gas che arrivava e l'energia che arrivava erano con i contratti pagati un anno prima ed erano bloccati, quindi non c'era motivo di fare questa cosa, ma nessuno ha fermato questa cosa. È un mondo, quello dell'energia, ahimè, in mano ai poteri forti, e c'è anche lì una lotta abbastanza forte. Poi mi aspetto anche che molte multinazionali a volte avranno delle difficoltà a operare in certi paesi in via di sviluppo, dove la popolazione magari pretende di avere un po' più di potere, e che lì magari queste imprese transnazionali, che operano spesso anche in nero, in maniera non sempre legale, facciano delle controproposte. In fondo, voglio dire, non è nuova questa cosa. Quando Salvador Allende ha vinto le elezioni, i cileni lo hanno votato, ha detto: il rame è il nostro, lo nazionalizziamo perché dobbiamo dare i soldi ai cileni, e sappiamo come è andata a finire, è arrivata Pinochet. Quindi mi aspetto anche un po' una roba di questo tipo, per esempio, anche. Le faccio un esempio. Sì, poi se, gli esempi sono tanti. No, banalissimo. Ma se la fava di cacao venisse pagata quanto serve perché chi la coltiva si compri un'automobile, noi saremmo in grado di comprarci il cioccolato. certo, no, ma... questa qui del cacao è una cosa classica. Pensate che c'è un paese come il Ghana che dipende circa per l'80-90% solo dal cacao. Immaginate quando succede che il Ghana è in Africa, che basta che il prezzo del cacao salga o scenda di un centesimo di euro, quello piccolino che noi perdiamo o che non abbiamo in tasca, e cosa succede come conseguenza? Che metà del Ghana, che è coperto dalle piantagioni, viene abbandonato perché non conviene più. Molti del Ghana prendono la strada del Sahara e cercano di arrivare appunto dalle nostre parti. Questo è il sistema interconnesso, dove economia, migranti, popolazione e finanza. Il Ghana è il produttore, ma chi decide il prezzo sono i signori che hanno in mano il mercato del cacao, saranno una decina nel mondo. E quei 10 che stanno a New York decidono per chi abita e lavora in Ghana, e decidono per noi e per i nostri centri di accoglienza a Lampedusa. È il mondo interconnesso del sistema economico che molti paesi vorrebbero interrompere acquisendo più potere. Sarà, non credo che sarà a breve questa cosa. Secondo me il processo è avviato, ma la strada è molto lunga, anche perché, come avete visto dalle spese militari, gli squilibri sono molto forti nel mondo.